Lo so. E bisogna parlarne. Non tutti siamo d'accordo e quindi parliamone. E benvenuti e benvenute qui, è Dalkan che parla. Allora, signori miei, quale sarà l'argomento topic di oggi? L'avrete visto naturalmente dal titolo e dalla copertina, ovvero parleremo della stagione 2 di Diablo 4. I commenti sono esplosi in "questa stagione mi dà davvero tanto hype per giocarla" o "che schifo questo gioco, non voglio più giocarci", come fate a giocarlo voi? Ragazzi, è difficile cercare di mediare in questa situazione, fondamentalmente la verità sta appunto nel mezzo, ma è difficile farlo capire ad entrambe le parti perché chiaramente ognuno ha la propria opinione e forse anche questa verità è semplicemente una mera opinione. Allora, vediamo di capire cosa sta succedendo e cosa potenzialmente ci potrà essere in questa stagione 2 di Diablo 4. Il tema principale è quello dei vampiri. Questi vampiri avranno dei poteri, noi assorbiremo in qualche modo, prenderemo questi poteri e li sfrutteremo per fare le nostre scorribande. Le novità reali di questa stagione appunto saranno i boss che ci saranno all'endgame e quindi ci daranno quel brio in più, ma questi boss in realtà c'è scritto new and returning, quindi significa che ci saranno anche boss già conosciuti che quindi poi ritorneranno eventualmente per essere di nuovo sconfitti da noi. Ci saranno alcune cose endgame, teoricamente delle sfide o perché saranno inseriti i boss appunto come sfide, questo lo vedremo. Ci saranno dei farming sugli unici nuovi e degli Uber nuovi, quindi a parte Lilith. Questo potrebbe effettivamente invogliare tanti di noi a divertirci a combattere contro nuovi Uber, perché i boss fondamentalmente della campagna sono stati diciamo un pochino facilotti, quindi la cosa interessante sarebbe rivederli sotto un altro tipo di aspetto, quello della vera e propria potenza, dove noi dovremo poi creare una build appositamente per cercare di sconfiggerli. Perché tanti di voi sono contenti e tanti altri no? Tanti sono contenti perché Blizzard ha cercato di migliorare determinati aspetti del gioco, e intendo non aspetti letteralmente quelli del gioco, intendo dire delle dinamiche che purtroppo avevano creato dei problemi a tanti giocatori. L'aspetto più importante che è stato inserito in questa nuova stagione è semplicemente un hotfix alle resistenze, perché purtroppo c'era questa problematica che le resistenze non funzionavano e lo sappiamo tutti, rendeva totalmente inutile progressione delle volte sui tier dei Nightmare Dungeon, proprio perché ci si trovava appunto ad essere shottati perché non resistenti abbastanza, nonostante le armor, nonostante gli aspetti che dessero questa possibilità di migliorare e incrementare la propria armatura. Però sappiamo benissimo che all'aumentare del livello dei mob diminuisce anche il fattore resistenza sull'armatura, perché l'armatura ci dava proprio questo, cioè il 50% di resistenza a determinati livelli, e poi andava a diminuire considerevolmente quando si saliva di livello appunto con i mob. Quindi questo aspetto è molto importante da tenere in considerazione e la gente è molto contenta di questo, però chiariamo, è stato un errore che è stato fatto all'inizio e di conseguenza lo abbiamo neanche alla stagione 1, bensì alla stagione 2. Cosa buona, quality of life, hanno migliorato la gestione delle gemme nell'inventario. Perché? Perché adesso sarà resa appunto più efficiente, non dovremmo avere più quelle gemme da mettere nell'inventario e quindi riempire il tutto, ma potremmo probabilmente inserirle in un apposito slot tra i materiali generici che noi abbiamo, tipo le pelli e tutto il resto, eviteranno di occupare spazio nell'inventario. Tutti i punti di eccellenza, tutti i punti di abilità, le cariche pozioni, la quantità di oboli, ragazzi, saranno tutti, e dico tutti, trasferiti nella stagione 2. Però vi ricordo che dovranno essere prima ottenuti in un personaggio o nel regno principale, appunto quello eterno, o in quello stagionale precedente, tipo nella stagione 1. Ci sono state poi delle modifiche abbastanza importanti, le modifiche della funzionalità degli effetti di stato, come quelli della vulnerabilità, quelli della sopraffazione, appunto dei danni critici e delle resistenze elementali che poi verranno gestite. Queste cose sono state modificate inizialmente e adesso stanno cercando di ribilanciarle. Adesso non sappiamo come saranno migliorate effettivamente, quanto saranno efficienti e se sarà un miglioramento
o un ulteriore nerf in realtà. Questo non è sicuro, potrebbe essere un ottimo bilanciamento, però andremo a vedere. Quindi perché la gente è contenta da un lato e ha grosso hype e dall'altro lato invece c'è gente che si sta strappando i capelli per questa nuova stagione 2? Vi parlo di chi ha l'hype. L'amante del brand Diablo. Io stesso sono un amante del brand Diablo e Diablo 4 per me è stato, ripeto, come sempre detto, un ottimo gioco che però andava gestito meglio all'inizio e soprattutto era ancora acerbo e bisognava che migliorasse un po' come è stato in Diablo 3 per lungo tempo. Il problema è che le migliorie di Diablo 3 non sono mai state apportate a Diablo 4 e arriveremo anche a questo punto dolente, che purtroppo parleremo di chi si è lamentato di alcune cose, ma ne parleremo successivamente. Chi ha l'hype per la stagione 4 è principalmente un giocatore che crede tanto in questo brand, ha tanta voglia di giocare perché il gioco diverte, ragazzi, è un bel gioco e diverte. Il problema però, tante problematiche da risolvere, tante problematiche le stanno risolvendo, ma tante altre ancora sono state accantonate, perché è chiaro, non possono fare tutto insieme, c'è bisogno di tempo, ragazzi. Il codice ha già un pochino di problemucci, motivo per il quale le stash non possono essere aumentate di così tanto e soprattutto non è possibile farlo subito, però è chiaro, tante cose le andranno a sistemare. Quindi chi si è divertito con il gioco, chi se l'è goduto, chi ha tanta voglia di ricominciare un nuovo personaggio magari con i nuovi poteri, questa stagione dei vampiri sembra essere interessante per quanto riguarda i poteri, però non sappiamo ancora granché. È questo che ci mette hype, il fatto di non conoscere effettivamente cosa avverrà. Ma cosa sappiamo per certo? Determinate cose le sistemeranno, altre purtroppo no. Per questo la gente un pochino non è contenta, proprio per il fatto che ci sono queste problematiche ancora evidenti. Una problematica che io faccio sempre presente, che ancora non è stata fissata, è l'inventario del guardaroba. Non è una cavolata, raga, non lo è affatto. Attualmente nella mia run, dopo aver finito i tier 100, voglio concentrarmi su Lilith. Per farlo dovrò cambiare build. Il problema è che tutte le volte che vorrò giocare con qualcuno, non potrò tenere la build che ho fatto con Lilith. Dovrò switchare di nuovo alla build che attualmente sto utilizzando per fare i tier 100. Ma capite bene che non posso andare ogni santa volta, pezzo per pezzo, andare a togliere ogni cosa, 220 punti Paragon, che se poi non li andate a togliere in ordine non ve li fa togliere. E quindi state lì a perdere tipo 5 minuti per farlo e altri 5 minuti e passa buoni, forse anche di più, 10, per rimettere l'altra build. È qualcosa di davvero noioso, ma seriamente noioso. Ricordo, su Diablo 3 avevamo il guardaroba, lo utilizzavamo, tempo di premere un tasto, carica build, avevamo finito. E non va bene, questa cosa non va bene. Questa cosa va sistemata il prima possibile. Capisco che c'è bisogno di tempo, però non è detto che tutti aspetteranno questo tempo. È anche vero che Diablo durante gli inizi delle stagioni ha sempre ripreso la maggior parte del suo pubblico. Magari c'è chi salta qualche stagione, ma poi ritorna sempre perché è curioso di vedere cosa c'è di nuovo in queste stagioni. Criticità. Parliamo della criticità maggiore. Il gioco rimane lo stesso. Questa è la criticità maggiore che io voglio dare purtroppo a Diablo 4. Non perché il gioco non vada bene, è che attualmente, da quel poco che sappiamo, ripeto, loro hanno detto che ci sarà ben altro, quindi io mi auguro che sia una piccola parte di quel che ci diranno, ma non credo che sarà così tanto sconvolgente. Credo che ci sarà qualcos'altro in più, quindi boss endgame, qualche attività endgame da fare in più, non credo tanta roba in più, però qualcosa ci sarà. Seguiamo la stagione, diventiamo più potenti, prendiamo i poteri dei vampiri e poi facciamo più o meno le stesse cose con qualche world boss in più, qualche uber boss in più e dungeon, che fondamentalmente saranno l'unico modo efficiente per livellare. Se non aggiungeranno dei tier nuovi, se non aggiungeranno qualcosa di divertente da fare anche nel mondo, purtroppo il gioco resterà lo stesso e quindi c'è chi salterà la stagione a piè pari. Nei commenti c'è gente che mi ha parlato anche dei set, che vorrebbe che fossero aggiunti questi nuovi set un pochino come c'erano in Diablo 3, il che potrebbe essere molto interessante. Il problema è che secondo me va a inefficiare tantissime build, perché poi diventano troppo potenti i set e a quel punto tutti gli altri aspetti potrebbero divenire totalmente inutili. E quello è il rischio dei set, perché se mi fai un set molto potente io vado su quello perché mi interessa, perché voglio fare i buchi. E il discorso è sempre lo stesso: la cosa potente piace e diverte, poi soprattutto se quella build è divertente, a maggior ragione l'andrò a fare, ma non perché sia solo potente, ma perché mi diverte utilizzarla. Quindi i set, a parte che in questa stagione a parer mio 99
99% non li metteranno mai. Se mai li dovessero mettere, li metteranno o nella terza stagione o nella quarta. Infatti io prevedo che dalla terza o dalla quarta stagione incominceranno a fare i primi veri e propri cambiamenti importanti. Perché queste stagioni, come vi dicevo in passato, sono state già fatte. Quindi hanno dovuto aggiungere e modificare il codice su determinate cose a richiesta del pubblico, a richiesta della community. Altrimenti non si sarebbero fatte neanche queste modifiche. Sarebbe stato questo. Diablo 4, prima di avere un vero e proprio cambiamento, dovrà per forza avere un DLC. Fino ad allora ci saranno piccoli cambiamenti, piccole modifiche che andranno sì a modificare un pochino il gioco, il gameplay, il playstyle, tutto quello che volete, però fondamentalmente resterà sempre più o meno lo stesso. Soltanto quando arriverà un vero e proprio DLC, chiaramente a pagamento, allora lì vedrete qualcosa di diverso, un po' come è stato con Reaper of Souls in Diablo 3. Lì è cambiato il tutto, livelli Paragon e tante altre cose. Per quanto mi riguarda, se ho hype o non ho hype in questa stagione, un pochino di hype ce l'ho perché sono curioso dei poteri dei vampiri, perché mi piace il tema. Però sto con i piedi per terra fino a che non andrò a vedere tutti quelli che saranno gli effettivi nuovi cambiamenti e magari altre funzioni che migliorano la quality of life del gioco. Speriamo che insomma tutto questo possa avvenire e che non ci sia un'ulteriore delusione di massa. Io voglio un pochino crederci, ma giusto un pochino, sperando appunto che vada tutto nel verso giusto. Naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, perché sono curiosissimo di sapere come la vedete anche voi, se questo hype è giustificato, se questo malessere è giustificato, se voi state nel mezzo e che quindi ve ne frega e non ve ne frega e aspettate semplicemente la nuova stagione con tranquillità. Insomma, fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti, e se questo video vi fosse piaciuto naturalmente lasciate un like, perché è molto importante per il canale. Quindi ragazzi, non scordate di lasciare like e magari condividete questo video con qualche amico affinché possa sapere un pochino quello che sta accadendo in questo pre-season 2 di Diablo 4. Grazie a tutti per aver seguito questo video, da Darkman è tutto e ci vediamo in un prossimo. Ciao!